Pronto? Buongiorno Padre Alessandro, saluto con Gesù Cristo, sempre sono Marco da Roma. Prego Marco. Ringrazio il Signore di avermi fatto questo dono di poter parlare con lei, la ringrazio per tutto. Volevo fare una domanda. Prego. Nella lettera di Paolo noi leggiamo che noi comprendiamo nella nostra carne quello che manca alla passione di Cristo, ma io credo che la passione di Cristo sia perfetta, infatti Gesù dice tutto è compiuto. E quando sulla croce prima di morire c'è tutto il compiuto, quindi io ecco, volevo avere una certo, su questo, perché nella preghiera al Sacro Cuore di Gesù si dice per diciamo completare quello che manca alla ai patimenti di Cristo, certo. Ecco, io credo che sia Gesù abbia compiuto tutto e noi possiamo soltanto unire le nostre sofferenze certo. Nella sofferenza di Gesù il senso del nostro soffrimento. Chiarissimo. La ringrazio di cuore per ti benedico, grazie a te. È un faro nel buio. E ci proviamo. Ringraziamo il Signore. Ci proviamo. No, e allora la questione è la seguente: è verissimo teologicamente che Gesù Cristo, in quanto unico Salvatore, è Lui e soltanto Lui che ci ha salvato morendo sulla croce. Ecco, quindi la passione di Cristo è causa sufficiente alla salvezza. Tuttavia, San Paolo, nelle sue lettere, come te dicevi Marco, dice: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Paolo sta sperimentando un secondo Paolo, perché c'è un primo Paolo entusiasta della fede. Dovete sapere che le prime comunità cristiane avevano un entusiasmo, c'erano profeti, uomini di grande carisma, straordinari, e Paolo appartiene a questo clima, ma in realtà poi dopo Paolo incontra e conosce prove, ostacoli, e addirittura naufraga, la nave affonda, lui rimane vivo per miracolo su una zattera, approda all'isola di Malta e due volte fa naufragio. Poi pericoli per il mare, pericoli per terra, come lui stesso racconta, persecuzione dagli ebrei, persecuzione dai pagani. A un certo punto Paolo si rende conto che l'annuncio del Vangelo non è così inerme come sembrava, ma è tripsis in greco, cioè è tribolazione. E Paolo non sa lì per lì inizialmente quale caratteristica attribuire a questo soffrire per il Vangelo, perché lui avrà fatto questa considerazione che facciamo nostra: ma se Gesù Cristo ha sofferto tutto, perché devo soffrire anch'io? E allora, siccome è parola di Dio, ispirato dallo Spirito Santo, Paolo dice: completo nella mia carne quel che manca ai patimenti di Cristo. Che cosa significa? Vi porto un'immagine per capirlo. Gesù è il maratoneta, è l'atleta più veloce del pianeta, come quello lì, adesso mi sfugge il nome, che si è ritirato da poco, che faceva i 100-200 metri in tempi assolutamente da marziano, potremmo dire. Allora immaginate un Gesù che corre per ottenere la vittoria. Lui sta correndo, Gesù, il maratoneta divino, e sta per arrivare al nastro, alla conclusione della gara, e allora si ferma improvvisamente, è proprio già con un piede dall'altra parte per cantar vittoria, ma siccome è buono e ha a cuore tutti noi, a un certo punto ci chiama e dice: venite anche voi e spingetemi un attimino, date il vostro contributo. Cioè è un modo che la provvidenza offre affinché noi non dobbiamo certamente aggiungere nulla alla passione di Gesù, che di per sé è sufficiente a salvarci, ma è un modo che la provvidenza divina adopera perché noi otteniamo grazia nell'offrire a Cristo i nostri patimenti per quel minuscolo segmento che lui volutamente ha lasciato, ma proprio minuscolo, perché ha sofferto tutto lui, e che ha lasciato in campo perché ognuno di noi soffrendo possa. Oggi è Santa Margherita di Scozia, questa regina ha avuto una malattia, non sappiamo esattamente quale, che l'ha debilitata moltissimo. Pensate che sulla bara, sulla tomba, si dice, le testimonianze dicono che il viso era assolutamente umiliato dalla malattia, e che però invece dopo essere spirata sulla tomba è apparso un viso giovane, e questo ha impressionato così tanto che è stato scritto nelle biografie. Santa Margherita di Scozia, come tutti i santi, ha accettato con amore le prove della vita, ma la
malattie, anzitutto le malattie, dobbiamo accettare col passare degli anni o anche tante volte prima, Dio permette a volte anche quello, che si soffra, ma le persone che soffrono sono tanto care a Dio, e vorrei concludere, quindi dobbiamo accettare i patimenti per amore di Cristo, non la sofferenza così cieca, cinica, ma quella offerta con amore a Dio che ci salva. Vorrei concludere con una testimonianza. Quando sono stato parroco, e mi sento ancora tale perché non c'erano ragioni per essere, se non per ragioni di regime, tolto dalla parrocchia, avevo una parrocchiana lì a Romagnolo, a San Giovanni Bosco, che si chiama Maria Rita. Maria Rita è una giovane di 30 anni circa. È una storia che vi racconto, ognuno poi faccia come crede, io vi racconto quello che ho vissuto in questi giorni. E dunque, vi dicevo, questa giovane ragazza, si chiama Maria Rita, era disabile, disabile mentalmente perché è un po' ritardata, e poi aveva una, diciamo, presenza fisica molto scordinata, molto sgradevole, ed era trattata, appunto, finché non sono arrivato parroco io. Chi è testimone dica se mi sbaglio, se aggiungo nulla, perché purtroppo i nemici sono dei disgraziati, e anche quando dico cose solenni e sacre, anziché star zitti, vomitano. Allora, ci sono i testimoni, tutto ciò che sto dicendo è che vi apparirà veramente incredibile. Questa ragazza, che era scordinata fin tanto che non sono arrivato in parrocchia io, era trattata malissimo, ma poi sapete che il parroco ha autorità in parrocchia. Quando io sono arrivato in parrocchia, questa è cominciata a venire a messa ogni giorno, era per i fatti suoi, a volte si alzava, spostava le sedie, sgradevole nei tratti, ma con uno sguardo come quello di una bambina, e si è affezionata a me, Maria Rita. Maria Rita si è affezionata così tanto a me che quando sono cominciate le persecuzioni non sapeva spiegarsi perché, me lo veniva a dire in sacrestia, parlava ovviamente farfugliando quasi, però si faceva capire, e mi diceva: padre, dovete immaginarla, dovete immaginare questa ragazza sui 30 anni, penso sulla trentina, non si riusciva a capire neanche l'età, che veniva sempre con questa borsetta, un viso enorme, quasi idrocefala, sgradevole, eppure così attraente dal punto di vista spirituale. Io sentivo che Gesù era contento di lei e che Gesù la mandava in parrocchia proprio per gratificare il mio sacerdozio. E quando c'è stato quel momento in cui il vescovo di Palermo con un paio di preti mi hanno cominciato a perseguitare, Maria Rita ne soffriva perché capiva che non era giusto, e mi diceva: ma tu sei un prete buono, ma tu, mi veniva a dire in sacrestia, non so se mi muove, perché adesso viene il finale che non vi immaginate, ma tu sei un prete buono, mi diceva, mi dava del tu, perché lei dava del tu a tutti, perché era come una bambina Maria Rita. Ma perché ti fanno soffrire così? Comunque, padre, tu devi sapere che io prego per te, vai avanti. Me lo diceva con quel modo, che proprio perché è disabile, che proprio perché è scordinata e sgradevole nell'insieme della sua persona, a me mi riempiva il cuore. Poi, come sapete, io sono stato mandato via, rimosso violentemente, senza ragione vera, dalla parrocchia, e così sono andato via. Io, da quando sono andato via dalla parrocchia, non ci ho più messo piede da quelle parti lì, voglio dire, non in parrocchia, ci mancherebbe altro, non ho mai messo piede, non ho mai messo piede nel territorio di Romagnolo, così si chiama il quartiere popolare della parrocchia di San Giovanni Bosco. Bene, dovete sapere che sabato l'altro, sono storie che si rimane senza parole, veramente, guardate, sabato l'altro, ci sono testimoni, sono andato a benedire un 25esimo di matrimonio dall'altra parte della città di Palermo, in casa di persone amiche. Rientrando era ormai tardi per il pranzo, allora io ho detto a chi era con me, e quindi ci sono testimoni: mi piacerebbe passare da Romagnolo e dalla parrocchia di San Giovanni Bosco, anzi vorrei mangiare un gelato al bar Splendore, si chiama così il centro di ritrovo più importante del quartiere. Scusate se vi racconto questo, ma sentivo il bisogno di fare questa testimonianza perché molti l'hanno conosciuta dei miei. Allora
E mi chiedono, ma padre, ma tu ci sei andato? No, io non ci ho detto in macchina, non ci ho più messo piede da quella volta lì. E perché vuoi andare? Non lo so, ma io desidero oggi vedere Romagnolo e vedere la parrocchia dall'esterno. Bene, arriviamo a Romagnolo e io osservo tutto, vedo un quartiere spento a causa del coronavirus, era un quartiere molto vivace, adesso era divenuto invece un quartiere spento, veramente irriconoscibile. Comunque posteggiamo, scendiamo dalla macchina, entriamo al bar Splendore, che è appunto il centro di ritrovo più importante del quartiere, o uno dei più importanti. E mentre siamo al bar, chi ti arriva? Chi ti arriva al bar? Immaginate voi chi arriva. Entra Maria Rita, che non crede ai suoi occhi, perché vede Don Minutella ed era contenta di vedermi. Ma devo dirvi la verità, i miei che erano con me possono testimoniare, io ero più contento di lei nel vederla, perché per me è stata la quintessenza della bontà e della innocenza, che non sa fare il male, che perciò sa dove è il bene, è per questo che ha voluto bene a oltranza a Don Minutella. È entrata, abbiamo parlato con Maria Rita, ci siamo messi così scherzosamente con i presenti a sorridere, io l'ho benedetta, era contentissima, è andata via felice, mi ha chiesto della compagnia di Maria, di Robertina, di Roberta, se ne entrate delle nuove, dei maschi, l'opera, perché parlava come una bambina. Allora io l'ho benedetta, non mi ricordo neanche se l'ho abbracciata, questo non me lo ricordo, comunque l'ho salutata, e ancora adesso viene il bello. È andata via, questo sabato l'altro. Ieri mi è arrivata notizia che Maria Rita è morta. E allora io ho capito che veramente la nostra vita è guidata da Dio. Io non sono finito lì per caso sabato l'altro. E Maria Rita non è finita al bar per caso sabato l'altro, ma Dio ha voluto che un'ultima volta queste due innocenti anime, Don Alessandro Maria Minutella e Maria Rita, si incontrassero. Dio, prima di chiamarla a sé, ha fatto un regalo a Don Minutella, che se lo merita. Ed sono questi i regali più belli, perché poi per il resto vedo quanta gente lurida, squallida, brutta c'è in giro. Per fortuna ci sono anime così belle e il Signore me le regala. Io ho visto un regalo bellissimo nel fatto che quel sabato l'altro io ho incontrato Maria Rita, perché Dio sapeva che la portava via con sé, la rapiva, perché è un'eletta, ma prima di farlo ha voluto dire Dio Padre, per me proprio Dio Padre, questa, prima che me la prendono, che me la porta a te, deve incontrare quel povero Cristo di Don Minutella, perché capisca che io gli voglio bene e che le anime innocenti e genuine sono dalla sua parte. Maria Rita ieri è morta. Adesso faranno il funerale in quella tristissima parrocchia spenta, vuota, metallica e grigia, ma Maria Rita adesso è con Dio, e quell'incontro io non lo dimenticherò mai più. Mi è sembrato un segno bellissimo che la Madonna e il Padre Celeste mi abbiano voluto fare. Prima che Maria Rita se ne andasse, io sono andato a Romagnolo, dove non mettevo piedi dal giorno in cui ero stato violentemente buttato fuori, e lì ho incontrato Maria Rita, e per me è stata questa una vera grande vittoria su questa gente squallida che sta a Palermo, dal vescovo Lorefice ai suoi collaboratori, alla curia di Palermo che è un'alcova, e a tutto il resto. L'incontro con Maria Rita è servito a curare le ferite che questa esperienza in parrocchia mi aveva prodotto, e adesso Maria Rita è un angelo che corre nelle praterie del cielo. Bene, miei cari, vi benedico con tutto il cuore, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.